Beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru, 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 ri, ri, ri. Le serenate sono romantiche, ma se piove son guai, le passeggiate, i fiori, l'oroscopo non son roba per noi. C'è chi sogna in gondoletta sulla laguna, c'è chi crede che la luna ci dà fortuna e che il primo grande amore scordare non si può. Noi no, noi no. No, noi, no. Beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru, 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 li, i, i. Le serenate sono romantiche, ma se piove son guai, le passeggiate in fiori l'oroscopo non son roba per noi. Nella mano con chi si sposa, chi si firma tuo per sempre con una rosa e chi primo grande amore scordare mai non può. Noi no, noi no, noi no, noi no, noi. Beato chi ci crede, noi no, non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru, 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 li. Io sarò una sentimentale, ma ogni volta che sento l'inizio della sigla della trasmissione io mi emoziono. Io no. Per me ogni volta è come una prima in teatro, io certe cose le sento. Io no. Perché tu sei un cinque, tu sei un freddo, ecco cosa sei. Tu sei un attore senza calore, tu non hai quella sensibilità che fa premere, fa emozionare, fa esaltare quando sta per iniziare lo spettacolo. Io no. Continua a rispondere a cretino, quello. Sai. Lo sai che tu sei un infelice? Infelice io? Sì, perché non senti l'ebbrezza che dà la polvere del palcoscenico. Perché la polvere del palcoscenico dà l'ebbrezza? Certo che dà l'ebbrezza. Ah, dà l'ebbrezza? Certo che dà l'ebbrezza. Sandra. Sandra. Ma... che ebbrezza hai provato? Le serenate sono romantiche, ma se piove son guai, le passeggiate. La carezza del fidanzato, chi sospira alla finestra del bene amato e chi il primo grande amore scordare mai non può. Noi no, noi no, no, oh. Signori, buonasera. Questa sera saremo brevissimi nella presentazione. Sì, molto brevi. Brevissimi. Ah. Vi dirò subito che l'argomento di questa puntata è l'amicizia. L'amicizia. Soffia. Come? Soffia. Soffio? Sì, perché? Soffia. Perché devo soffiare? Se dico soffiare vuol dire che ho le mie ragioni, no? Oh, io soffio. Ma dove soffi? Soffia nell'occhio, no? Ah, nell'occhio. E tu mi dici soffia? Spiegati, no? Soffio, sì. Soffia. Ecco, scusate, ma la polvere del palcoscenico per noi attori è come una droga proprio. Cretino. Ecco, cretino, sì. Dunque, dicevo, la puntata di questa sera l'argomento è l'amicizia, ma parleremo anche degli animali. La cocca. La cocca. La cocca. La cocca. Quale cocca? La cocca del fazzoletto, dammi la cocca. Ah, la cocca del fazzoletto, che sarebbe la punta, la cocca. La ecco cocca. Qui. La cocca, sì, sta a fetta, non mi fa così. Ecco qua. Scusate. Scusate, c'è il bruscolo, c'è. Scusate, ma per noi la polvere del palcoscenico è esaltante, noi ci inebriamo, Imbecille, ecco. Dicevo dunque che noi oltre all'amicizia parleremo anche degli animali. Perché? Perché gli animali, molti animali sono amici dell'uomo e sono amici nel vero senso della parola.
E noi dobbiamo contraccambiare questa amicizia degli animali perché è così spassionata, così disinteressata, così profonda. E come la dobbiamo ricambiare? Ma stando vicino agli animali, stando vicino agli animali. Stando vicino agli animali e trattandoli come se fossero degli esseri umani, guardate un po', come se fossero, accarezzandoli gli animali, prendendoli per la zampa gli animali, conducendoli con noi, specie se sono guerci gli animali, sempre con noi. Vieni. Ah, scusa, dov'ero? Qui, più o meno, qui, sì. No, mi ero dimenticato una cosa, cioè, ho detto l'argomento della puntata è l'amicizia, ebbene, io vi chiedo subito una prova di amicizia nei nostri confronti. Adesso c'è il balletto, e lo so, è dura, però è proprio nei momenti difficili che si vede il vero amico, perciò mi raccomando, non vi muovete, siate forti. Che sta succedendo? Come perché applaudono se non ci sono io? Beh, è finito il balletto, applaudo. È finito il balletto? Sì. Ah, è finito il balletto! Mamma mia, sono in ritardo io! Permesso, guarda, permesso, tocca a me! Raimondo, Raimondo, guarda che non tocca a te. Ma che ne sai tu? Ma che vai a fare? Ho le mie ragioni, va bene. Il balletto, dov'è il balletto? Il balletto, è da mo' che è finito. Come è finito? È ballerina. Sono andate a spogliarsi. De là? Mamma mia, che spavento. Scusi, signorina. Ecco perché. Sono,
Sono 6 settimane che la osservo. A me? Sì, sì, lei balla divinamente. Come fa a saperlo? Ma come? Il balletto senza di lei proprio non... Ma veramente io non sono una ballerina. Sono una truccatrice. La truccatrice? Ah, tu capisci, sì, tu capisci, appunto il balletto senza di lei non vale niente perché l'unica cosa che si salva nel ballo è il trucco. Grazie, lei è molto gentile. Ah, ma io so esserlo anche di più, specialmente se la mia gentilezza viene apprezzata. Lei sa qual è l'argomento di questa puntata, settimana? Sì, gli animali. Gli animali, l'amicizia. Gli animali vengono in sottordine in quanto amici dell'uomo. Sì, l'amicizia. L'amicizia, ecco io... Io mi sento solo, io non ho un amico, e lei? Neanch'io. Meglio, ecco, l'amico non ce l'ha, però un'amica lei ce l'ha. Un'amica sì. Ah, lei è fortunata, io non ce l'ho l'amica. Io sono proprio l'amica, ecco. Io volevo chiedere una grande prova d'amicizia. Ma sa... Ha pensato al peggio? No. Ah, non ha pensato al peggio, doveva pensare al peggio. È sempre meglio pensare al peggio. Sempre meglio nella vita, dico, pensare al peggio. Ecco, io volevo... E se lei mi poteva fare un grande favore, accompagnarmi a casa, perché io sono così come mi vede, proprio... Certo, volentieri. Ho perso tutto, non ho più macchina, niente. Lei dove abita? Oh, assistente, assistemi un po'. Chi è quello? Una comparsa nuova? Non l'ho mai visto. Ma che comparsa? Quello... È un grande produttore cinematografico americano. Dino De Laurentiis. Ma che... E chi può essere? Carlo Bunti. Ah no, quello è francese. Niente fosse il padrone del leone, il signor Metro Goldwyn. Ma che è venuto per parlare con Raimondo e Sa. Ah. Boy. Eh? Boy, come on. Io? Oh. Ma l'inglese lo sai? Eh? Lo sai l'inglese? Beh, l'essenziale, ho imparato dai canzoni, io poi c'ho orecchie. Stai a guardare, eh? Commands? What commands? No, dico, comandi? You appetite? Oh, yes. Right. Yes. This the menu. Ecco. What's that? Bucatini alla matriciana, splendido. Bucatini alla matriciana? Bucatini is, you know spaghetti? Yes, spaghetti. No, aspetta, non normal spaghetti. Bensì, bucatini is a spaghetti with tunnel, con la gallina. No. Every spaghetti with tunnel, bucatini. Amatriciana is a sauce. Tomato, chipotles, pepper and sign, basilic. Ah, basilic! Basilic. Oh, yes. San Peter, church! No! No, church. Basilic is. Aromatic herb. Ah, herb. Herb. Sweet basil. Eh? Sweet basil. E deve seguire. Basilic. Basilic. No, basilic. No, sweet. Noi diciamo basilic. Ok. Comunque, dunque, diciamo tomato, chipotle, pepper on side, basilic and guanciale. Guanciale? Guanciale. What is a guanciale? Vai a far capire. Guanciale. Guanciale. Se ricorda la canzone Cheek to Cheek, guancia don't touch a guancia. Don't touch. No, per far capire, capito? Guancia, cheek to cheek. Praticamente sarebbe cheek to cheek. No, guancia, guanciale. Cheek of mayo, of pork. Guanciale di maiale. Yes. No, I don't understand. Amatriciana. Amatriciana nel senso di amatrice. I don't understand. What is amatrice? Amatrice. Oh. You remember Anzio? Lo sbarco? Invasion. Don't you touch remember? Me, please. Oh, no. Don't touch me, please. Invasion. No, Anzio. No, Anzio. No, Anzio. Lei invade Anzio. A left c'è sta amatrice. Left? No, amatrice. No, amatrice. No. Se no ci sarebbe questo. Questo è Svergaia. Se lasci consiglio, questo è Svergaia. Don't pasta. Touch me, please. Don't touch me. Oh. Pasta and broccoli. No, broccoli. Broccoli. No, broccoli sì, ma sì, America, no. Broccoli. Guardi, passiamo al secondo, famo prima. È molto bello. Un second plate. Second plate is... No, listen. No, listen. No. I want... A special dish. Understand? No, special dish. No, qui è roba da mangiare, no, questi dischi della. Special dish. Spaghetti? Ah, un piatto speciale. Yes. È special. Yes. Noi diciamo yes. Special plate. A special plate. Dunque, special. I consiglio. Don't touch me, please. Listen, I consiglio the plate of the day, che sarebbe filetti de baccalà. You know fillets?
Fillets di baccalà. Fillets of baccalà. Fillets of baccalà. What is baccalà? Baccalà, baccalà. What is baccalà, please tell me. Baccalà. Ah, listen. That is baccalà. Ma è quasi baccalà, no baccalà. Allora, dunque, fillets of baccalà. In panna. Stockfish, what? Praticamente. Stockfish. Oh, sarei molto. Per mettere presente il celebre produttore americano, Gianello Mondarini. Abbiamo parlato fino adesso della fantasiosa cucina italiana. Serve un traduttore simultaneo. Fuori, fuori, fuori. Out, out, out. E lei dove è andata? No, niente, non può mangiare, c'ha ragione. Questi sono produttori americani, lavorano, preferiscono giustamente rimanere a digiuno. E fino adesso che hai fatto? Niente, abbiamo parlato della situazione cinematografica mondiale con riflessi economici sul riciclaggio dei petrodollari. E allora? Questo è il momento da investire, ma ha detto lui, anzi, se tu posso pure dire a te, se c'è qualcosa da investire, investi tranquillamente. Comunque una persona gradevolissima, democratico, buon parlatore, abbiamo conversato. Anzi, sai che ti dico, se l'anno prossimo l'azienda organizza un viaggio a Hollywood, ce voglio proprio andare, così lo vado a trovare. Ah, sono Raimundo! Allora abbiamo concluso, la vedremo presto nello splendore del 75 mm? No. 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 Ace, non hanno avuto il traduttore. Oggi chi non sa la lingua non è nessuno. Se non conosci l'inglese, praticamente sei un sordomuto. What do you want? Italian aperitif surprise of Nando Morricone. The best aperitif in the world, ok? Beh, cos'è quella faccia, eh? Dai, su, non ne facciamo un dramma. Vedrai che quando sei guarito ci ridi sopra. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Dai, non piangere, sei peggio di un bambino. Ma guarda un po' alla tua età. Dai, finiscila. Che vuoi che sappiano le suore? Ma smettila, fissato, è chiaro che guarisci. Ma che ti metti in mente? Vedrai che starai bene. Vedrai, vedrai, vedrai. Ci ubriacheremo insieme e canteremo in coro le nostre canzoni. E poi ci butteranno fuori e sveglieremo tutti pieni d'allegria. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma piangi ancora, dai. Non è poi tanto grave. Non far così. Da retta a me. Non hai niente. Ho già parlato col dottore. Ti senti di morire? Ma via, che cosa dici? Vedrai che domattina starai senz'altro meglio. Vedrai, vedrai, vedrai. Ti porterò a ballare e ti farò sentire in forma come allora. Vedrai, le nostre mogli a casa, andremo in giro soli in cerca d'avventura. E come da ragazzi tu sarai il migliore, mi farai soffrire. Mi ruberai la donna e mi dirai ridendo che ami solo lei. Vedrai, vedrai, ci piaceremo insieme e canteremo in coro le nostre canzoni. E poi ci butteranno fuori e sveglieremo tutti pieni d'allegria. Vedrai, vedrai, vedrai. Ciao.
Bentornato. Grazie. Hai fatto buon viaggio? Sì, grazie. Tu come stai? Bene, 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 bene. Ma cosa c'è, Sandrina? Raimondo, noi non abbiamo avuto figli. Ma no! E tu non mi dici così, no, proprio... No, insomma, non farlo spiritoso. E siccome in casa mancava qualche cosa, allora io ho pensato di prendere un cucciolo. Un cucciolo? Sì, un cucciolotto, un cucciolotto. Sapessi come riempie la casa, sapessi come è affettuoso. Sei arrabbiato? No, no, anzi, dov'è? E di là in camera da letto. Sì. Sì, però io voglio che tu lo vedi in pigiama. Ah, il cane in pigiama, tutto... No, non il cane in pigiama, così hai capito? Tu in pigiama, perché è una sorpresa. Vabbè, cosa c'entra la sorpresa con me in pigiama? Ma sì, perché lo voglio che tu lo vedi in camera da letto. Dai, vatti a mettere il pigiama che ti aspetto. Sì, pigiama. Raimondo? Sì? Sei pronto? Sì, eccomi. Vieni. Sì. Ma cos'è quello? Ma sei matta? No, non l'hai che lo spaventi. Ah, perché? Ah, è lui che si spaventa, no? Non io, eh. No, è lui, perché lui è così buono. Ma non avevi detto che era un cucciolo? Ma è un cucciolo, appena 6 mesi. Appena 6 mesi? Certo. Ah, allora cresce ancora, cresce. E per forza, pesa solo 60 kg. Oh, solo 60 kg, poverino. E la proboscide quando li cresce? Non fare del sarcasmo, io credevo che tu rimanessi senza parola. Ma infatti, guarda, proprio non so cosa dire proprio, non so, ma è una cosa incredibile. Ma sai che un cucciolo di questa razza è raro? Io ho fatto fatica, sai, a trovarlo. Ah, però l'hai trovato. Certo. Sì, sì, sei riuscita a trovarlo però. Ah, dai, su, vieni a letto, dai, sì, su, avanti, venga, che sennò lo fai rimanere male. Ma questo cosa mangia lui? Ah, lui è onnivoro. Cioè? Che mangia di tutto. Anche gli uomini ogni tanto, se gliene capita uno, li volo. Ma perché fai lo spiritoso? Dai, su, vieni a letto. Su, adesso papà viene a letto. No, quale papà? Quale papà? Oh, venga a letto, ma no, vedi... No. Come quale papà? Scusa, tu sei suo papà, io sono la sua mamma. Non cominciamo con queste idiozie del papà e della mamma, capito? Io a te non ti conosco, a te non ti... Guarda, carino, ti vuol fare i bacini. Ma quale bacini, quale bacini? Ma non vedi che cosa è? Non alzare la voce, non fare movimenti bruschi. Perché? Sai, potrebbe innervosirsi, eh? Ah, pure? Certo, certo. No, ma lui... Al papà non ci fa male. No, no, davvero, al papà no, non ci fa male. Non ci fa male a suo papà. Lui vuol bene al suo papà. Lui vuol bene al suo papà. Che mangia? Bene. Un osso, un bambino? Che è? No, è un osso dell'altro padrone. Ah, sì, sì. Senti, buono, ma... Buono. Ma questa proprio, questa bestia... deve stare qui con noi questa bestia, perché... questa bestia. No, non chiamarlo bestia, sì, per piacere, perché c'è un nome, si chiama Zorro. Sì, va bene, non vedo cosa cambi. Fallo scendere tu, fallo scendere tu. Fallo scendere tu, no. Dillo, dillo, dicete, ci avrà una cuccia questo cane, no? Dico, immagino, ci avrà una cuccia. Certo che c'era la cuccia lì. Allora digli andare a cuccia. No, poverino, dai, su, è la prima notte, c'ha paura, lascialo dormire con noi, su. Ma come con noi? Ma sei impazzita di nuovo? Come di nuovo? Ma dico, qualche giorno fa sembravi guarita, anche il dottore era convinto che tu fossi guarita, mica pensavo in una ricaduta. No! Per carità, cos'è? Per carità, non gli voltare le spalle, per carità. Perché cosa fa? Oh, cosa fa? Oh! Perché si offende, no? Si offende. Io me l'infischio se si offende. E Davide, no, ma guarda, se vuoi dormire così. Io me l'infischio se si offende, capito? Povero Zorro, papà è cattivo. Papà è cattivo, tu sei buono. La mamma è buona, papà è cattivo. Noi siamo buoni. Noi siamo buoni. Papà è cattivo. Noi siamo buoni. Papà è cattivo. Lo sai che mi dà fastidio sentire parlare sottovoce quando dormo? Mica stavi dormendo. Senti una cosa, Sandrina. Questo cane... Lui non capisce tanto. No. Questo cane in questa casa non ci deve stare, capito? Se proprio lo vuoi te ne vai via di casa. Tu e lui. Hai capito? Tu non mi conosci. Sta fermo. Tu non mi conosci. Via, tutti e due. Oh, qui comando io. Bravo, sei stato bravissimo. Rina, lo sai che è stato bravo a fare lo bravo, stage? Bravo, bravo, bravo. Ferruccio? Ferruccio?
Comandi, comandatore, eccomi. Ho bisogno di un favore da lei. Lei comanda e io obbedisco. Ecco, col nostro cane abbiamo finito adesso la scenetta. Siccome non ci serve più fino alla fine della trasmissione, glielo affido, gli affido il cane. A me? Sì. È un piacere, è un vero regalo quello che lei mi fa, commendatore. Le piacciono i cani, Ferruccio? I cani, sì. Allora è contento, Beh, se questo sia un cane, sì. Come si vuole? No, siccome il paro un vedeo, un vitello, dice... Oh, scusi, tanto. No, scusi, sì, no, tanto. Ecco, però non faccia dello spirito. Ho detto così una battuta lepida, sì, per dire, diciamo... Sì. Piuttosto, come si chiama sto cane? Si chiama Zorro. Zorro! Zorro. Perfetto! Se non sbaglio, Zorro c'era quel personaggio che sotto l'aspetto di un tontolone nascondeva invece un carattere fiero, aggressivo. Sì, vero? Sì, proprio lui, proprio lui. Bene, mi sono sempre piaciuti a me le bestie di carattere. No, perché avevo paura, magari, che fosse un cane così, magari, macaco, mezzo insieme mio, sa? No, lui è esattamente il contrario. Ah, il contrario? Il contrario. Sono proprio contento. Allora, va bene, lo porti via. Senz'altro, commendatore, lo porto via. Piuttosto volevo domandargli, ha mangiato sta bestia? Ma che importanza ha, scusi? No, per conoscere la psicologia dell'animale. A proposito di mangiare, sì. Di là c'è una scatola di latta. Sì. Lei apre la scatola, sì. Quello che c'è dentro glielo dà da mangiare, tutto, fino alla fine. Tutto. Non faccia caso cos'è. Senz'altro, commendatore, arrivederci. Vieni piccolo, vieni bello. Ciao, Giorrino. Ciao, vieni piccolo, vieni. Siena, per cortesia, potremmo rivedere la registrazione della nostra canzone? La registrazione della nostra canzone? No. Sarebbe una perdita di tempo. E quello che fate è fatto, è sì, lo sappiamo, siccome ci hanno detto che è venuta molto bene... Ma chi è stato? Ma Raimondo, abbiamo lavorato tutto il giorno, poi tutto un fatto di montaggio, sai. Vorremmo vederla come quando verrà trasmessa. Ah, volete vederla come quando verrà trasmessa? Allora mi sa tanto che... Ragazzi, guardate che il nastro registrato della vostra canzone non si trova più, è sparito. Ma che strano. Sì. Raimondo! Che è successo? Hanno rubato il pezzo registrato dai ricchi e poveri. No, ragazzi, non scherziamo, per piacere, eh. Romolo, è vero? Sì, è vero, non c'è più. Guarda. Va bene, ragazzi, hanno rubato anche a Fellini la pellicola, no? Rubano sempre i personaggi importanti. Questo, anzi, vi dovrebbe fare un certo Raimondo, piacere. Ma allora richiederanno il riscatto? Il riscatto? No, assolutamente, no. Come fai a saperlo? Come, ah, io? Sì, no, così, si capisce, questa è gente seria. Poi la RAI non si fa ricattare. Oh, la RAI, ma scherziamo. Cioè, funziona, lo chiediamo al funzionario. Dottore, scusi un attimo. Sono qua. Sì, eccolo qua. Lo specchio lì, vedevo. Lei è al corrente di quello che... Sì. Non me ne parlo. È vero che la RAI non pagherebbe mai? Assolutamente no, la RAI non paga. Ma quanto potrebbero chiedere di riscatto per una nostra canzone? Per una vostra canzone di riscatto, sì. Quanto potrebbero richiedere, dunque? Ma non c'è prezzo, no. Non c'è cifra. No. Ma dico, sapete chi siete voi? Chi che poveri, ma scherzate, no, milioni, decine di milioni, miliardi forse. Miliardi? Ma sì, la RAI tanto non paga. Ribadisco, assolutamente no. Assolutamente la RAI non paga, mi dispiace molto. E allora vuol dire che in questa puntata non si fa la canzone di ricchi e poveri. Quanto mi dispiace. Come, silenzio, tanto la RAI non paga, vero? Non paga. Però rifà. No, è inutile rifarla, quello che fate è fatto. Poi potrebbe venire anche peggio, io conosco questi, potrebbe venire peggio. Sì, ma non possiamo mica dargliela vinta. Si rifà. Si rifà. Quando? Subito. Subito? Non si perde manco tempo. Va bene, arrivederci. Allora, ragazzi, andate a cambiarvi. Sì, pronti per la registrare? Studio pronti, si rifà la canzone dei ricchi e poveri. Povero Zorro, ti ho fatto mangiare tutto il nastro dei ricchi e poveri inutilmente. Com'era la canzone? Mangia questo, questo è il finale. La luce, chiudi quella porta, usciamo. Stammi più vicino, prendimi per mano, parliamo. Riproviamoci a sognare un po', a sorridere, non dir di no. Tutta per noi la sera sarà, se piove che fa.
musica nell'aria, viene da lontano, andiamo. Lasciati portare, tutto si può fare stasera. Riproviamoci a sognare un po', a sorridere, non dir di no. Tutta per noi la sera sarà, se piove che fa, le gocce su noi son fuori a voci. Proseguiamo con l'argomento della nostra puntata, amicizie animali, parliamo di animali, delle bestie, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Che c'è? Perché hai detto eccola? Ho detto eccola perché stavi arrivando, ho detto eccola, eccola qua. Sì, io sono venuto qui perché devo salutare una persona. Sì. Signor Giuseppe, come va? Chi è questo signor Giuseppe, scusa? È un amichetto. Magari delle serate, quelle serate famose. Sì, certo, delle serate con i Belandi, sai. Ma perché hai fatto un sacco di serate, conosciuto un sacco di gente. E l'ho conosciuto alla fine della mia tournée estiva. Sì, sì, è qui in sala. No, è a Padova. Ah, a Padova. Sì. Per questo lo saluto attraverso le telecamere. Attraverso le telecamere. Signor Boleghetti, come va? Come va, signor Boleghetti? Sì. Scusa, ma questo signore Boleghetti, sì. Dov'è che l'hai conosciuto? Te l'ho detto, a Padova. Ah, a Padova, no? A Padova. Sì. E sono entrata nel suo bar, sì. Che poi adesso lui non c'ha più il bar, no? No, adesso lui fa un supermarket. Interessante. Sì. E così, allora... Siete diventati così amici, sì. Sì. Ma io scusa una cosa, Sabrina, sì. Io quando entro in un bar, sì. No, scusa, io saluto tutti, sono gentile con tutti, educato, con i clienti, col padrone, ma non sì. È che poi arrivo a essere amico a tal punto da salutare tutti attraverso le telecamere, ecco, questo non mi spiego. No, ma devi sapere che io nel bar sono entrata con la macchina, capito? Ah. Signor Beppi, come va? Ma quale macchina? No, un momento. La nostra? Con l'automobile, nostra! Certo. Ma che dici? Ci sono entrato dentro qua! Cos'è la macchina? Danni. Macchina distrutta, la macchina distrutta. La macchina distrutta? Distrutta proprio. Ma sì. Tu non mi avevi detto che l'avevi lasciata in garage a Milano, la macchina? Ah, no, quella è una bugia, No, la macchina è rimasta nel cimitero delle macchine vicino a Padova, hai capito? Ah, riposa in pace, sì, lì, riposa, sì, lì. Riposa lì in pace. Senti, sì. Ma però c'è l'assicurazione che paga i danni, perché... No, l'assicurazione non paga perché la colpa è mia, perché sono entrata io nel bar, hai capito? Ah, allora non paga? No. Ciao, Beppi! Ciao, Beppi. E il bar, danni... Distrutto. E paghiamo noi, no? Certo. Ah, sì, certo, paghiamo noi certo. Il bar. Sì, ma adesso il bar non c'è più, capito? No. Te l'ho detto. No, non c'è più il bar, perché il signor Beppi vuole farci un supermarket. Già, perché rende di più il supermarket. No, non è per quello, perché io entrando con la macchina, sì. No? Gli ho fatto venire la vetrina grande, perché lui invece la vetrina piccola ce l'aveva... Ah, l'ha allargata. Sì, l'ho allargata, non per me l'aveva piccola, sì. Invece la vetrina. Sì. Poi, con la macchina, ho sfondato un muro che c'era in fondo, sì. No? In fondo. Sì. E così lui ha visto che dietro c'era un locale vuoto. E così gli è venuta l'idea di fare il supermarket, hai capito? Ah, ho capito, bella idea. Scusa un attimo, sì. Signor Beppi,
Signor Beppi, come vanno i lavori? Ah, come vanno? In Veneto. In Veneto, il mio. Ah, perché di Padova. Sì. Sì, ma i lavori del supermarket li paga lui, no? Sì. Ah, mi spiace, sì. Signor Beppi, quelli li paga lei. Sì. Invece gli altri... No, gli altri paghiamo. Tutti, ma allora dico, tutti quei soldi che tu hai guadagnato dalle serate, che hai detto davanti a tutto di avermi dato sempre tutti, no? Hai detto, hai mai rinfacciato le tue fatiche, il tuo sudore. Ah, quei soldi lì non bastano. Non bastano. No, non bastano perché tutto, a pagare no, il bar e la macchina non bastano mica. Signor Beppi, un bacino, un bacino, signor Beppi. Ma proprio un bacino, dico, ma come, siete diventati anche amici dopo tutto quello che è successo? Ma certo, ma non sei contento, questa è la puntata dedicata all'amicizia. Ma lascia stare la puntata dedicata all'amicizia, cosa c'entra? Dico, uno entra in un bar con la macchina e quello sta lì ad aspettarti a braccia aperte, No, figurati che in un primo momento quando sono entrata non mi ha neanche offerto un caffè. Quando sei entrata con la macchina dentro, anche maleducato, no? Beh. Uno entra e dice, ma come, non mi offri nemmeno un caffè. Poi invece, sai, a forza di parlarci tutti i giorni, diventati amici. Come parlare tutti i giorni? Ma scusa, non è successo a Padova? Sì. E Padova non è stata l'ultima serata che hai fatto quest'anno? Poi sei venuta direttamente a Roma, da Roma non ti sei più mossa. Quando gli hai parlato? Tutti i giorni. Ma noi due ci parliamo tutti i giorni, tutte le mattine, in teleselezione, quando tu sei in bagno. Come fai? Perché quando io sono in bagno? E perché la cosa doveva essere segreta, no? Ah, per quello. E lui non può mai chiamare, no, vero? E no, perché il signor Beppi non sa mica quando tu vai in bagno, hai capito? Allora glielo dico magari quando vado in bagno così. Sì, no, perché allora c'è da pagare anche la teleselezione. Sì, teleselezione di 5 mesi. 5 mesi? Dico, se hai qualcos'altro da dire, diglielo adesso invece di chiamare domattina e non vado in bagno, guardi. E tu così poi... No, glielo dici adesso, no, si risparmia... Gli do un altro bacino, mio signor Beppi. Sì, un altro bacino. Signor Beppi. Ah, però Raimondo, ti devo confessare una cosa, sai. La soddisfazione che ho provato io entrando con la macchina nel bar a sentire questo spatasciò, tutti i bicchieri, i tavolini, le sedie, la vetrina, sono quelle cose che uno sogna tutta la vita e che pensa che non potranno mai succedere. Già. Ah, io sono stata veramente fortunata, io l'ho provata. Ciao, signor Beppi. Claudio, hai sentito che roba? Sì, vabbè, dico, ma ringraziamo Dio che non si è fatta niente, no? Che non si è fatta niente, sì, però hai sentito che disastro. Sarà un disastro, ma a me mica mi fa effetto. Lo credo, mica paghi tu, no? Io devo pagare la macchina, il bar, tutto spacciato. Oh. No, non è per quello, è caso la Sandra quando racconta le cose, c'ha una maniera tutta sua, tutta carina, così, piena di ingenuità, fa tenerezza. Fa tenerezza, però. Sì, con quell'occhio, quel sorriso, quei capelli. C'ha la parrucca. C'ha la parrucca, c'ha il tupè. Ma non può essere, se vedrebbe. E io ti dico che c'ha la parrucca, bene, c'ha il tupè. Ah, lei lo dice perché è invidioso. Invidioso, sì, perché? Perché il tupè a lei gli farebbe comodo. Ma cosa c'è? Ferruccio! Ferruccio! Comandici, Vianello. È successo qualcosa a Zorro? A Zorro no, stia tranquillo, a lui non è successo niente. E allora perché abbaiava? E ciò perché mi urlavo. E lei perché urlava? Perché, per via della man... La cosa? Per via della man... La man? Insomma, il man morsegava la man. È dato un morso? Sì. Ah, ma momento, per affetto, sa, perché c'è tanto coccolo, benedetto. Ah, sì, ecco, sì, ecco. Sì, Ferruccio, sì. Mi raccomando, se vengo a sapere che lei fa del male a Zorro... Mi aiuto. Stai molto attento, Ferruccio. Senz'altro, signor Vianello. Zorro, Zorino, ti do lo zuccherino. Io non mi ricordo più niente. Cosa c'è adesso? Qui, fra il sor Giuseppe, Sandra, questo qui, quell'altro col cane. Io devo fare una presentazione, non mi ricordo più. Romolo, cos'è che devo... Raimondo, devi presentare un filmato. Ma un filmato non c'è bisogno di presentarlo. No? Senti, fai una bella cosa, dai retta a me, guarda. Taglia tutto, taglia il sor Giuseppe, tagli Sandra, tagli questo cretino qui, tagli quell'altro imbecille lì, capito? E parti dalla fine dei ricchi e poveri e attacchi col filmato, capito? Fai tu un montaggio, va bene? Ok. Ma questo dice ok, ma che matto? Ma ti va bene, no? Ok. Guarda, una gabbia vuota!
Sandrina, lo fai un gran piacere al tuo Raimondino? Sì, tesorino, dimmi. Entri nella gabbia e fai la scimmietta. No, non mi piace la scimmietta. Dai, dai, su, entri dentro, fai la scimmietta attaccata alle sbarre e ti faccio tante, tante belle fotografie, Ti faccio la scimmietta, sei contento? Sì, tesoro. Va bene. Andiamo, andiamo. È proprio vuota, vuota, vuota. Faccio la scimmietta? Sì, sì. Che brava! Ma come sei brava! Ecco, ecco, così di profilo, mettiti di profilo! Che bellina che sei! Ha visto che aveva la parrucca? Questa cos'è? Questa cos'è? Questo è il tupè! Quando io dico una cosa dovete credermi, non mi fate ricorrere a certi mezzi per dimostrarmi che ho ragione. Perché? Scusi, scusi, per favore, ha visto il mio tupè? Che? Il mio tupè? Ah, ecco! Ah, carri il mio tupè, carri il mio tupè! E che per il boh. Pronto? Sì? Sì, sono io. Sì. Scusa, tocca a me adesso. No, aspetta, stai parlando, non mi ero accorto che parlavi al telefono. Sì. È casa tua, salutami tutti. No. Non è casa tua. La regia? Ma scusa un attimo, sì. Spenzi, no, non capisco niente. Volevo salutare tutti quelli di regia, sì? Va bene, va bene. Dimmi. Adesso io faccio un cancan. Ma no, Sandrino, stai calma, siamo tutti nervosi. Cosa è successo? Questo va un cancan. Ma cosa hai capito? Faccio il balletto, il cancan. Ah, un cancan come balletto. Senti, tu lo sai perché si chiama cancan? Perché si chiama cancan? Perché si chiama... Sai che non ci ho mai pensato, perché si chiama cancan? Ah, non lo so. Non lo so. Non lo so. Senti, tu sai che ogni puntata mi ispiro a una grande vedette, sì, no? Sì. Indovina che vedette mi ispiro stasera. Stasera? Dunque, vediamo un po', una vedette del cancan. Chi è una vedette del cancan? Ma a che vedette ti ispiri? Ah, non lo so. Ah, non lo sai. Vuoi sapere altro? No, 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 sei stata abbastanza chiara. Che poi a vederla sembra normale, eh? C'è trucco, non c'è inganno nel cancan che tu vuoi far. Non fa male, non fa danno il cancan che vuoi ballare. Se una bimba dell'Iran può, se un ragazzo africano può, in Perù, in Giappone se lo fanno. Anche tu farai cancan, sei francesi, sei gli inglesi, sei cinesi. Thank you.
Sandra, si è fatta male molto, eh? È stata la spaccata, la spaccata. Ma si rompe sempre. Ci rovina sempre il finale. Ma cosa vi rovina? Lui ha detto si rompe, perlomeno è stato gentile. Ma se si spacca, per quello c'è il dottore, ho chiamato apposta, ho fatto venire qui. Dottore, 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 tocca di nuovo a lei. Portatela in camerina voi intanto, scusate. Piano, com'è questo? Sì, vabbè. Portatela via. Dottore, ha visto in quali condizioni è? Grave? Lei non parla, dottore, perché non parla? Mi nasconde qualcosa? Lei sono 6 settimane che mi nasconde qualcosa, non parla mai, dottore. Ci deve essere una ragione. Lei ha un segreto, dottore. Vada, dottore, vada col suo segreto, vada. Si è fatta male. Speriamo non tanto, dico, no. Un pazzoletto, scusate un attimo, ci vuole una parola, potevo dirlo, però. A me? Sì, scusate un attimo, scusate. Senta, ma qui il dottore, l'ortopedico. Beh. Ma quello non parla mai. Sì che parla. Ma come? No, con me non parla, io gli chiedo le cose. Qua no, ci mancherebbe altro. No, no, no. Ma perché ci mancherebbe altro? Perché non può. Ma cosa? Perché non può? Ma è un segreto, Ma segreto. Sì, ma l'ha detto anche lui che è un segreto. E allora? Ma io dico, tu lo sai che segreto sì è? Sì che lo so. Allora dimmelo, perché io devo sapere. Ma non me lo posso rivelare, allora che segreto è? Allora io non lo posso mai sapere. Sì, all'ultima puntata. Ma come all'ultima puntata? All'ultima puntata. Devo avere questo qui, che è? Che saluti? Sono Sandra. Ma come tu? Sì. Ma tu stai bene? Come no? Ma è incredibile. Dico, è uscita un attimo fa con le gambe tutte così spaccate. No. Ma come hai fatto? Guarda, è eccezionale quell'ortopedico. È bravissimo. Guarda come mi ha rimesso a posto. E poi di una simpatia, un chiacchierone che si fa. Ma come un chiacchierone? L'ortopedico è un chiacchierone. Di là? Sì, qua no. Qui non parla? No. Ah, no, di là un chiacchierone, qui non parla. E perché? Si può sapere? Segreto. Ultima puntata. Ma come puntata? Ultima... Mamma mia, è successo qualcosa a Zorro? Ferruccio! Eccomi, comandi, commendatore, sono qua, eccomi. Ferruccio, cos'è successo a Zorro? Zorro, niente, perché? Perché l'abbiamo sentito abbaiare. E per forza, perché mi urlavo. E perché urlava? Urlavo per il solito motivo di prima, per via della ganassa, della guancia. Della guancia? Sì, cioè? Zorro mega morsegà la guancia. Gli ha dato un morso alla guancia, capito? Ma perché? Per dimostrarmi che era veramente Zorro. I guarda bene, sì. Il segno di Zorro. Guarda. Ma non è possibile. Ma è proprio una zeta. Ma è eccezionale. Ma guarda, mi dispiace per lei, Ferruccio, mi dispiace perché lo capisco, però siamo talmente orgogliosi del nostro cane che veramente ha dimostrato. Ma che tesoro, ma tu pensi all'intelligenza di quel cane a fare la zeta così? Ma incredibile, eccezionale. Dov'è Zorro? Zedera che magna. Cosa? Una poltrona. Ah, sì. Ma che te ridi? Ma che ridi che t'ha rovinato? Sta zitto. Che? È stato tutto uno scherzo, come ci sono cascati. Ah, cascati? Ma perché il segno è finto? No, il morso è vero. Solo che non è stato Zorro a farmelo. Non è stato Zorro? Non è stato Zorro. Questo l'ho fatto per farti capire che il signor Raimondo e la signora Sandra sono un poverini, dei poveri sempi. Sì. Ma come parli? Ma che dici? Sempi vuol dire ingenui, stupidotti, ma ora... Ma allora dico, se non è stato Zorro, chi è stato? Me. Dai, quelli sono segni dei denti. Ma lo so. Adesso ti spiego. Siccome ho capito che il signor Raimondo e la signora Sandra travedono per quel cane, che lo credono molto intelligente, mi pertorli in giro. Ti ho capito, sai cosa ho fatto? Ho aizzato l'animale, il quale mi si è saltato addosso, morsegandomi qua la guancia. Nello stesso preciso istante, mi qua la testa che ho fatto. E se mi fuori una zeta perfetta, guarda. E loro ci sono cascati. Che ingenui, che sempi. Ma, però di come scherzo è riuscito bene, eh? Orpo! Thank you.
Stasera c'ho un'idea io per un finale, c'ho un'idea io, aspetta un attimo, sì. C'ho un'idea io per il finale. Facciamo il finale tipo la compagnia stabile della canzone con la comica sì. Finale. Sì, sì, sì. Finale, tic, finale, tac, finale, finale, tic, tac, finale. Scusa una cosa, scusa. Ma cosa dici? Tic, tac, tac, tic, tic, tac. Finale, tic, tac. Perché tic-tac. Non è così? Ma che ne so io com'è? Per 4 settimane non sei mai capito, nessuno l'ha capito, in tutta Italia lo chiede a me, com'è? Tic tac, mi sembra almeno, rullo, vai, che ne so io? Spegni quella luce, chiudi quella porta, usciamo. Stammi più vicino, prendimi per mano. Parliamo, riproviamoci a sognare un po', a sorridere. Sognare un po'.